Ditemi, siamo venuti qua, ho rivisto il Ballari con l'erbetta e questo è stata una cosa bellissima, messo un po' a posto con dei murales, cioè si è rivisto il Ballari in grazia di Dio. Anche se che l'hai calcato con la terra rossa addirittura. Io ci ho fatto 13 campionati da giocatore e 3 da responsabile del settore giovanile. Sicché siamo venuti con la terra rossa e abbiamo lasciato l'erba. Però ecco, l'unico neo è questa brutta storia di della domenica dell'incendio. È stata una cosa che quella è incancellabile, quella no, è impossibile cancellarla, sicché porterà avanti per tutta la vita anche per tutta la cosa del Ballari. Però calcisticamente il Ballari è il Ballari, insomma, per noi che ci abbiamo giocato è una questione. Noi siamo stati un anno e mezzo senza prendere gol in casa qui al Ballari. Un anno e mezzo bene. Senza prendere gol in casa. Tutti i portieri sono andati a finire in Serie A. Un po' il merito era anche del Ballari, insomma, ma poi il Ballari c'era una tifoseria corretta, perché quando gli spogliatoi erano qui sotto la tribuna, aprivano il cancello e si usciva noi. Chiudevano il cancello e c'era la tifoseria. Certo. Sì, che voglio dire, più responsabili di così non è mai successo niente. All'inglese, come adesso in Inghilterra. Ora forse non sarebbe più possibile, forse. La mentalità è un po' cambiata, ma il Ballari. Ballari, San Benedetto deve parecchio al Ballari, perché San Benedetto, diciamo, turistica, che la gente veniva a vedere la partita, che facevamo la B, e su tutto il litorale adriatico c'era il Venezia e noi facevamo la B, a quell'epoca mia parlo, non è certo. Che, non è di quello. Sicché la gente veniva a vedere le partite e rimanevano entusiasti della cittadina, insomma. E il Ballari faceva parlare di sé, anche il Ballari, in buono o in cattivo, però faceva parlare di Ballari, faceva parlare anche lui, anche del Ballari parlava. C'è la cittadina bellina, però qui campo, però era quel campo, c'era. È stato bello, Ballari, per noi di una certa età, per noi l'abbiamo vissuto, c'è stato, a parte come diceva Alfiero, 2 disgrazie, questa dell'incendio e quella di Povero Strulli. Quelle veramente. E c'ero io anche con però insomma. Infortunio Strulli. Purtroppo il tempo fa dimenticare, oppure non fa dimenticare, perché dimenticare non si dimentica. Perché ci sono anche dei ragazzi che hanno sofferto tanto con l'ustione, insomma, non è che c'è stato che si sono morti e basta, è stata una domenica disastrosa proprio. Però insomma. Tutto passa, c'è un brutto ricordo, però. Un brutto ricordo brutto, non si può dimenticare questo. Dobbiamo guardare avanti, capitano. Eh sì, questo sì, è vero. Questo è vero. Intanto le nostre proteste con voi in prima fila, forse qualcosa hanno si servito vede a qualcosa, qua. Sì. Infatti io non credevo che ci fosse, che avessero fatto questo. Ho visto verde, poi invece per Ballari non si è mai rimandato una partita per la pioggia, mai. C'è un fondo qui che assorbe tutto. Assorbe anche perché sotto c'è la sabbia. Anche sabbia e fascine. Non si è mai rimandato una partita. E vabbè. Speriamo in un nuovo inizio. Speriamo. Non deve mica fare tante cose. Lei ha fatto tante cose. Questi ci hanno fatto. Oh, come va? Allora, fammi una foto. Grazie, prego. Capitano.